Una strada provinciale per collegare il centro cittadino allo svincolo autostradale della A30 e dall'ospedale Martiri del Villa Malta. Un'arteria per meglio gestire il transito veicolare in una zona affollata di mezzi pesanti che lambiscono le sedi scolastiche. Un progetto di oltre 5 anni fa, avviato con vari espropri, ma arenatosi quasi subito. Ed oggi quella che doveva essere una bretella per smaltire il traffico è divenuta una distesa di rifiuti. Sacchetti abbandonati in ogni angolo, pezzi di amianto, materiale di risulta di cantieri edili, pneumatici, grossi cumuli dati alle fiamme proprio accanto a terreni coltivati, addirittura rubati anche i tombini. E sono sul piede di guerra i residenti ed i contadini della zona che chiedono a gran voce un provvedimento da parte del sindaco, nonché presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Canfora. Ad oggi purtroppo nessun intervento in zona nonostante le numerose segnalazioni. È grave il rischio igienico-sanitario ed a rischio anche la pubblica e privata incolumità.